Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Pane Sport. Entreremo oggi nella parte logistica, strutturale, la parte monetaria di una società sportiva. E lo faremo grazie al Civitavecchia Calcio 1920. Lo faremo in special modo con una chiacchierata fatta con il presidente, con Patrizio Presutti. E grazie a lui sciolineremo un attimo quali sono le problematiche attuali a livello monetario e strutturale. Perché forse quello che non è ben chiaro, oppure lo è, ma si fa finta che non lo sia, è che il calcio, così come tutti gli altri sport, portano dentro dei segmenti lavorativi molto ampi. Tanti vivono di questo sport in maniera diretta o indiretta. Ed è fondamentale che al momento del ripristino, o che si torni a una parziale normalità dopo questo Covid, si entri a piedi pari anche su questa realtà che dà lavoro e muove l'industria lavorativa italiana. L'abbiamo fatto con una lunga chiacchierata, si è parlato poco degli eventi sportivi, si è parlato diciamo nulla, si sono dette cifre e problematiche attuali. E sarà interessante con lui andare a capire quale poi sarà il riflesso per tutte le altre società sportive di Civitavecchia, perché non dimentichiamo che Civitavecchia Calcio è una tra le maggiori società, ma non per lo sport che rappresenta e né per il modo con cui viene fatto, ma per il livello strutturale che è stato creato in questi anni e che dà lavoro a tantissimi civitavecchiesi. Un benvenuto. Buonasera, grazie e un saluto a tutti i vostri ascoltatori. Senti, allora abbiamo fatto l'altra volta una puntata e siamo andati più sulla parte sportiva, però io volevo affrontare con te la parte quella logistica e strutturale di una società. E quindi per quando è, speriamo a breve che sarà il dopo Covid, quali che saranno le problematiche che poi affronterà una società come la tua, che poi è molto grande e quindi è una tra le più importanti qui a Civitavecchia, ma questo lo dicono i numeri, non solamente il nome che uno porta. Come pensi, cioè, adesso quanto è problematico star lì e pensare al dopo Covid? No, sinceramente è un pensiero costante, è un pensiero quotidiano, perché comunque sia questo è un avversario che non ci lascia storici, non ci lascia esempi, per cui non sappiamo come poterne uscire. È chiaro che il danno economico portato, per quanto riguarda una società come la nostra, il danno economico portato dal Covid-2019 è un danno importante, che chiaramente è lo specchio della società, perché nel momento in cui una società si rifornisce, tra virgolette, si tiene in vita con gli aiuti degli sponsor, nel momento in cui l'economia nazionale è a questo brusco stop, di conseguenza si ripercuote anche su una società come la nostra. Starà a noi rimboccarci le maniche e cercare di uscirne. Questo sicuramente. Sì, ma tu hai qualche idea, perché normalmente, cioè perché è logico che i grandi sponsor saranno già impicciati, parliamoci chiaro, con le problematiche, e quindi andrà fatta una politica più accurata per quanto riguarda la gestione, perché poi le bollette vanno avanti, i mutui non è che si fermano perché il Covid ci ha messo in ginocchio. Ma assolutamente sì, stai parlando con una società che queste cose le sta vivendo. Vi sciolino qualche numero. Appunto, sì. Da quando è entrato, proprio tanto, come sapete benissimo che la nostra società non è che ha segreti o chissà che cosa. E noi dal primo marzo ad oggi abbiamo pagato circa 4.000 euro di bollette, a breve pagheremo una rata del mutuo per il campo di più di 7.000 euro. E è chiaro che questi per noi sono problemi, perché comunque sia non abbiamo ritorni, abbiamo perso una parte delle rette delle iscrizioni della scuola calcio, dove avevamo investito anche lì, perché poi comunque sia il materiale e tutto quello che concerne l'attività agonistica da noi era già stato tutto pagato. E quindi è chiaro che ci dovrà essere sicuramente un anno di austerity, un anno dove si dovrà fare attenzione ad ogni piccola spesa in maniera dettagliata,
ma sicuramente se vogliamo vedere la luce ci dovranno essere interventi importanti di cui siamo fiduciosissimi, sia della federazione nel nome del presidente Melchiorre Zarelli. E siamo certi che col suo lavoro e con quello dei suoi collaboratori troveranno le soluzioni giuste e adatte per cercare di salvare il salvabile, diciamo, a questo punto. E in più siamo certi che anche tramite l'amministrazione comunale, in particolare il sindaco Ernesto Tedesco, che ci è sempre stato vicino da quando si è insediato, sono certo che anche lui farà la sua parte con i suoi collaboratori per dare una mano a tutto lo sport, allo sport cittadino. È chiaro che la ripartenza dello sport parte da questi due punti, ossia le istituzioni. E per ultimo, ma per primo, diciamo, cioè principale, è chiaro che ci aspettiamo degli aiuti statali. Questo assolutamente sì. Questo sì. Comunque avere un impianto proprio oppure in affitto, in deroga, è un'arma a doppio taglio al giorno d'oggi, perché cioè, magari vengono affrontate spese che tante altre realtà sportive non affrontano a livello economico. Sì, È pur vero che loro poi avranno qualcosa di enorme alla ripresa, perché se le scuole avranno orari oltre le 2 o le 3 sarà anche un problema strutturare l'attività sportiva. Quello magari chi ha un impianto proprio è avvantaggiato, però adesso paga e non paga neanche poco. certo, perché comunque sia, come dicevi tu, le spese comunque sia vanno avanti, mentre magari chi era affittuario di qualche impianto cittadino al termine all'entrata di questo maledetto Covid sicuramente gli sono finite le spese, le uscite come le entrate, mentre società come noi le entrate sono finite, le uscite, anche se piccole, comunque sia restano. Era quello di... Noi abbiamo chiuso ieri il bilancio, diciamo, dove di questa prima stagione chiudiamo con zero debiti, chiudiamo con 0 euro chiaramente, Vabbè, però già è però importante chiudere a zero debiti in una assolutamente sì, soluzione. assolutamente sì. Non dobbiamo un euro a nessuno, abbiamo elargito anche qualcosa in più di compensi, come sapete benissimo, perché pensavamo che era la cosa giusta da fare, Sì, e abbiamo letto, è sicuramente vero. con l'aiuto delle istituzioni, con l'aiuto del nostro manager Ivano Iacomelli, della compagnia portuale, troveremo le giuste soluzioni per ripartire, anche se magari con un po' più calma. Poi diciamo che la nostra società ha attuato una politica da qualche anno che aiuta in questo momento, perché almeno per quanto riguarda la prima squadra abbiamo lanciato tanti giovani che il prossimo anno potranno continuare a fare la loro esperienza. Diciamo che non siamo mai stati neanche una società che ha avuto a disposizione centinaia di migliaia di euro, quindi siamo un po' abituati a destreggiarci tra. Infatti, questa era la prossima cosa che volevo chiederti, nel senso, secondo te avere un bacino forte a livello giovanile quanto aiuterà? Perché la sensazione è che tanti andranno a chiudere perché non potranno più sostenere spese che sostenevano prima. Avere un bagaglio dietro, cioè un'organizzazione dietro fatta in modo che si porta avanti il giovane, quanto pensi che possa essere importante? Ma se parliamo di prima squadra, chiaramente è importantissimo, e i numeri, come dicevi tu, di quest'anno lo Beh, vero. testimoniano, insomma, tantissimi 2002, tantissimi 2001, tantissimi giocatori pronti, tantissima gente del posto, quindi, come dicevo, al di là del Covid la nostra politica era già quella. Sinceramente, la mia Fortunatamente, pro... fortunatamente, fortunatamente. fortunatamente, ma forse un piccolo merito possiamo anche prenderci No, questo, cioè, ma dai. quello in senso lato, cioè, è la Sì. parola giusta perché è stato fatto qualcosa, ma non in previsione del Covid, in previsione dello sport in futuro, del calcio a civita Certo, vecchia. noi come Civitavecchia Calcio, ma sapete benissimo la politica della compagnia portuale da sempre, e la cosa onestamente che ci preoccupa di più sono i bambini, ma non sono i bambini che noi ci preoccupiamo, cioè ci preoccupiamo del fatto che non so quante famiglie potranno pagare la retta il prossimo anno della scuola calcio. E quindi noi dobbiamo trovare una soluzione per permettere a tutti di continuare a fare questo bellissimo sport, perché se noi stanno, tramite l'accordo che abbiamo col comune e tramite anche cose nostre, abbiamo permesso a circa 20 bambini di fare calcio gratis, completamente gratis, perché è giusto così, il prossimo anno questi bambini saranno molti di più. È chiaro che a noi fa piacere poter far giocare tutti quanti, però al tempo stesso ci sono anche delle spese da coprire che in qualche modo devono essere coperte.
devono essere coperte. Quindi il nostro primo pensiero sarà quello di poter far fare calcio a tutti i bambini che vogliono entrare nella nostra famiglia o rimanere nella nostra grande famiglia del calcio. Senti, un'ultima cosa, in ambito molto più generale. Allora, la Francia ha chiuso e quindi che non riaprirà il campionato. In Italia ancora, e credo che non sia l'unica, perché adesso ora non ricordo qual è quell'altro posto dove sicuramente non si riprenderà. In Italia ancora stiamo qui a vedere se iniziare o finire il campionato. Ma secondo te il campionato a Serie A andrebbe riaperto o meno? Adesso. Allora, secondo me in questo momento non andrebbe riaperto nulla, perché poi ci sono cose che vanno oltre il calcio. È chiaro che nel frattempo si deve decidere che cosa fare di questa stagione. Perché tante società, e parlo in primis della mia, parlerò anche per interesse, non è un problema questo, però come dicevo prima, stanno sono stati fatti sforzi economici importanti per ottenere determinati risultati e per rilanciare una piazza che ne aveva bisogno. E ci eravamo riusciti, perché il lavoro che avevamo programmato in 3 anni l'avevamo fatto in 7 mesi. È vero. Perché quando ci siamo fermati avevamo una prima squadra, quarta in classifica, che lottava per i playoff per andare in Serie D, avevamo una Juniores tranquilla a metà classifica, avevamo 2 squadre di allievi, tutte e 2 terze, e avevamo una prima e una seconda nei giovanissimi. Quindi, sì. Quindi quei titoli regionali, quella possibilità non può essere tutto annullato, perché a livello, sì, non ma credo, non solamente non credo a livello sia giusto. No, è vero, è vero. Non credo sia giusto per chi ha fatto tutto questo, e anche se capisco benissimo che non ce la possiamo né prendere con nessuno né dare la colpa a nessuno. Però è chiaro che una soluzione per questa stagione va trovata. Onestamente il percorso che ha fatto la Francia con una promozione e una retrocessione, io l'ho trovata una soluzione abbastanza equa. Sì. Poi è chiaro che ci sono i ripescaggi come sono stati tutti gli anni, quindi è giusto che magari io secondo ho diritto a un ripescaggio, anche se il campionato è stato interrotto, perché è vero che non è colpa di nessuno che non si sono finiti i campionati, ma non è anche colpa nostra se si sono interrotti. Quindi, sì. Senta, a bruciapelo, il fattori non ho la più pallida idea, perché dopo anni e anni di lotte, tempo, non dico perso, di tempo utilizzato per cercare una soluzione, adesso finché che non vedo non credo più. È una situazione che sta seguendo il nostro manager Ivano Iacomelli, che mi tiene comunque sia aggiornato. Sì. Quotidianamente o comunque sia quando ha notizie, spero che a breve ci daranno qualche notizia in più, ma onestamente in questo momento abbiamo la nostra casa molto bella e è l'ultimo dei nostri pensieri. È vero. Un tante grazie per questa chiacchierata. Grazie a voi, alla prossima, buona serata. Per quanto riguarda il Civecchia Calcio, sicuramente l'enigma del fattore predominante per un futuro più ad ampio raggio, anche se il Tamagnini dà sicuramente delle rassicurazioni molto ampie. Ma di questo parleremo nei prossimi giorni con Ivano Iacomelli, che poi è la persona che si sta interessando di questo impianto, di questo caso che oramai lascia quasi sgomenta la città intera per la sua chiusura. L'appuntamento per tutti è alla prossima settimana, a lunedì. Arrivederci.